oggi la presentazione del nuovo libro, Una vita ed una carriera sempre al massimo. Com'è cambiato il calcio negli ultimi anni? È cambiato tantissimo, anche se rimane questo connotato di fondo che ci fa innamorare del gioco del pallone, mi piace chiamarlo così, che è la passione. Il calcio è un grande romanzo popolare che si scrive a puntate domenica dopo domenica e che racconta la nostra vita. Anzi, quanti di noi possono legare un ricordo della propria infanzia, della propria vita a tutto il calcio minuto per minuto, a cominciare dai nostri nonni per arrivare ai nostri genitori e per giungere a noi. Quindi io credo che il calcio sia cambiato, ma che fondamentalmente sia ancora un grande momento di passione. Ecco, io sono convinto che coloro che dirigono il calcio in questo momento siano consapevoli di questa grande responsabilità. È vero, il calcio è anche business, è anche industria, ma non deve mai perdere di vista che è un'industria che produce passione, quindi rispettare i tifosi e la loro passione. Negli ultimi anni ha raccontato moltissime partite. Qual è quella più bella dal punto di vista dello spettacolo, ma non solo, anche dal punto di vista delle emozioni che ha regalato? Forse non bellissima, a parte naturalmente la notte mondiale che mi consentì di vedere gli azzurri alzare la coppa al cielo, che è stata sicuramente la più grande emozione vissuta della mia vita, l'onore di aver potuto gridare campione del mondo, un onore che era toccato prima di me soltanto a Nicolò Carosio due volte nel 34 e nel 38 e ad Enrico Meri. Pensate che Ciotti non ci è riuscito perché la sua finale purtroppo finì in un altro modo, Los Angeles con Roberto Baggio che sbagliò il calcio di rigore. Però devo dire che c'è una partita alla quale sono particolarmente legato, non bellissima ma assolutamente vissuta con orgoglio di italiano, perché i pochi ricorderanno, specialmente i più giovani, che c'è stato un momento in cui le nostre squadre erano protagoniste nel mondo e ci fu una finale di Champions League all'Old Trafford di Manchester nella quale si confrontarono Milan e Juventus. Pensate, una finale tutta italiana, ci sembra così lontano, in fondo non è passato molto tempo, speriamo di viverne ancora. Quando e com'è nata la passione per la radio? Ascoltando la radio. Quando avevo 8 anni mi rinchiudevo nella stanza. La mia generazione ha vissuto di radio, non c'era ancora la televisione, la radio ci apriva una finestra sul mondo del calcio e non solo, e io la domenica mi chiudevo nella mia stanza, aspettavo l'inizio dei secondi tempi perché si trasmettevano solo i secondi tempi, e da lì mi sono innamorato delle voci di Ameri, Ciotti, Provenzali, addirittura Carosio nei primi anni, e loro mi hanno insegnato ad amare la radio e anche ad amare il calcio. In fondo questo libro è una storia d'amore, voglio definirla così, una storia d'amore tra me e la radio, complice il calcio. Ultima domanda, che tipo di rapporto aveva con i protagonisti delle partite, quindi magari metà allenatori, calciatori o presidenti? Beh, negli anni 80 io ho cominciato a fare le prime partite nell'81, quindi in quegli anni c'era un rapporto molto più diretto con i calciatori, con gli allenatori, si stava insieme, si poteva andare negli alberghi dove erano in ritiro, si poteva prendere un caffè con loro. Io ho ricordi straordinari di aver, per esempio, bevuto un caffè svizzero che non è piaciuto a Maradona con Diego Armando, il grande Diego Armando Maradona, chiacchierando per 20 minuti amabilmente. Non c'erano filtri, non c'erano uffici stampa, non c'erano, o c'erano ma comunque erano, diciamo, meno pressanti, non c'erano manager. Potevi avere il numero di telefono del calciatore, potevi parlare con lui. Oggi è un pochino più difficile perché ogni professionista del calcio è diventato una sorta di piccola industria nella quale è molto difficile entrare, e questo forse è un problema per i più giovani, sicuramente è meno romantico. Grazie.